Ciao, eccoci di nuovo insieme. Oggi parleremo del tempo che passa e di come il passare del tempo trasforma ciò che ci circonda. Guardiamo insieme adesso cosa succede in queste immagini. Qui possiamo vedere una trasformazione da neonato a adulto, da cucciolo a cane adulto, da seme a grande albero. Quelli che abbiamo visto sono cambiamenti causati dal passare del tempo e quindi sono chiamate trasformazioni naturali. Ad esempio, io un po' di anni fa ero piccola, col passare del tempo sono diventata adulta. I cambiamenti in cui è l'uomo che interviene e cambia qualcosa, invece, sono delle trasformazioni artificiali. Ad esempio, l'uomo raccoglie l'uva, la lavora e ottiene del vino. Questa è una trasformazione artificiale, perché c'è l'intervento dell'uomo. Per essere certa che tutti abbiate capito la differenza tra queste due trasformazioni, voglio fare altri due esempi. Allora, l'uomo ha anche imparato ad utilizzare il latte munto da una mucca per produrre buonissimi formaggi. Questa, bambini, che trasformazione è? Ma certo, è una trasformazione artificiale. È l'uomo che è intervenuto e ha trasformato il latte in formaggio. Adesso vediamo un'altra trasformazione. Allora, dal bozzolo è nata una farfalla. Questa, bambini, che trasformazione è? Giusto, è una trasformazione naturale. Infatti, qui l'intervento dell'uomo non c'è. Quando cerchiamo di ricostruire le trasformazioni avvenute nel tempo, come ad esempio di una persona che da bambino diventa adulto, di un animale che da vitellino diventa mucca, oppure di una cosa che da un pezzo di legno l'uomo lo lavora e ottiene uno sgabello, stiamo ricostruendo la storia di una persona, di un animale e di una cosa. Volevo chiudere la lezione con una filastrocca di Fischer che si intitola Tutti crescono. Una volta l'uomo era un bambino, il gatto una volta era un micino. Cresce il cucciolo e diventa cane. I girini crescono e diventano rane. Un piccolo arbusto diventa una pianta. Un uovo diventa un uccello che canta. Se tutte le cose crescono da sé, perché i vestiti non crescono con me? La lezione di storia, dove abbiamo parlato del tempo che passa, è terminata. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!